presidente Luca Signorini si è voluto dare vita a questa manifestazione che invece in Emilia c'è già da 10 anni. Dalle 4 squadre che erano presenti alla Connaught Cup attualmente siete 16 le squadre lombarde, quindi quadruplicate. Vedrete con i vostri occhi, vedrete i ragazzi come saranno entusiasti, come c'è lo spirito di appartenenza, di stare insieme, le famiglie. Raccontare questo anno è un anno stato veramente straordinario, dove si sono riscoperti i valori di stare insieme, i valori di amicizia e di familiarità. I ragazzi qua intorno sono tutti soci nuovi e anche loro sono stati convinti da questa partecipazione e questa voglia di fare. Io rappresento i miei punti vendita, abbiamo scelto in base un po' alla localizzazione dei miei punti vendita due squadre dove abbiamo appunto i negozi, quindi ho visto stamattina quelli di Caolzio Corti che ho visto prima, che li vedo lì in mezzo, poi niente, l'altra squadra che rappresento è quella di Almenno, dove unisce il punto vendita di Almenno, il punto vendita di Almè. Riccardo, società? Urgnano. Urgnano, stai bene Urgnano? Sì. Sì. Perfetto, tu sei? Leonardo. Leonardo, ruolo? Centrocampista. Sei contento della Ghisalbese? Sì. Da quanti anni giochi la Ghisalbese? 5. Ti chiami? Sandro. E? Mattias. Perfetto, società? Palazzolo. Palazzolo, è forte la vostra squadra? Sì. Sandro, bello agguerrito, giochi in che società? Bolognese. Bolognese, da quanti anni? 1. Un anno, ti piace giocare al Bolognese? Secondo te la tua squadra cosa può fare in questa Connaught Cup? Arrivare prima. In questi momenti dove possiamo passare insieme alla comunità o ai ragazzi ci fanno molto piacere, diciamo. Quindi ringrazio tutti e spero che si divertano tanto i bambini. Anche per me come per Luca abbiamo iniziato l'anno scorso, quindi è la seconda partecipazione. Onestamente abbiamo fatto anche l'unplay perché abbiamo fatto primo da una parte e secondo dall'altra, quindi faccio i complimenti ad entrambe le società e ai ragazzi. C'è un'attenzione alla socialità, un'attenzione comunque alle generazioni future e questo è anche un po' coincide con gli obiettivi di Conad in generale quando si muove per il sociale, quindi questo è sicuramente un valore aggiunto. Da quanti anni giochi al Polparatico? 2. Sei contento di fare la Conad Cup? Sì. Sono contentissimo comunque di farne parte perché ho visto l'entusiasmo da parte un po' di tutti e speriamo di ottenere grandi risultati e sono sicuro che li otterremo. Secondo te cosa bisogna fare per vincere questa Connaught Cup? Soprattutto giocare bene, poi avere la voglia e divertirsi. Grazie per la partecipazione di Aurora Travagliato, che è una grande squadra, una grande società. C'è dietro un bel gruppo e sono sicuro che parteciperanno molto volentieri, come tutti voi, a questo grande evento.